Conosco Dry Photo da molti anni. Credo che i primi incontri che ho avuto con Dry Photo sono stati quando io insegnavo alla facoltà di architettura dell'Università di Firenze. E ho insegnato fra il 1976 e 1987 e tenevo per la cattedra di decorazione, che poi cambierà il nome in strumenti e tecniche della comunicazione visiva, un corso che è durato appunto dal 77-78 fino all'86-87, un corso sulla fotografia. E il mio rapporto invece con le foto più stretto, più esteso e anche in qualche modo anche più profondo è un progetto che mi propose Vittorio Asciolini, credo che fosse il 2001. Fu una strana proposta quella di Vittorio, perché Vittorio mi viene a dire: ho bisogno di esporre, di far prendere aria al mio magazzino, al magazzino di fotografie. E quindi mi piacerebbe portare le fotografie che conservo all'interno del magazzino di Dry Photo e diffonderlo nelle strutture, in qualche modo, nella città. Io non sapevo che cosa ci fosse nel magazzino di Dry Photo e non mi interessava nemmeno più di tanto. Mi piaceva però l'idea di diffondere negli spazi della città, nelle spazi della città, la fotografia, e si elaborò questo primo progetto che ebbe poi luogo nel 2002. Io ero ancora a Tokyo, per cui ci fu un rapporto in qualche modo a distanza. Attribuì a me stesso la facoltà di scegliere i fotografi che ci dovevano essere, ma invece affidai la scelta degli spazi a Vittorio Asciolini e ai suoi collaboratori di Dry Photo. Volevo che i luoghi che fossero occupati, che avrebbero dovuto essere occupati dalla fotografia, fossero i luoghi della produzione e del consumo. Quello che mi piaceva di Prato è che ha continuato a piacermi nel momento che ci ho lavorato. Il mio lavoro più intenso a Prato è stato proprio costituito dai vari episodi di Spread in Prato, dal 2002 fino al 2010, è stata proprio questo suo presente attivo, non tanto la sua storia passata. E volevo proprio che l'opera fotografica trovasse un'ospitalità temporanea nei luoghi appunto che caratterizzavano questo aspetto della città e dell'identità pratese, cioè il luogo della produzione, i luoghi della produzione e i luoghi del consumo. I luoghi della produzione naturalmente erano le fabbriche, gli uffici, le aziende in tutte le loro manifestazioni, i luoghi del consumo erano i negozi, i ristoranti, i caffè, i bar, tutto quello che riguardava appunto il consumo. Il produttore tende al risparmio nel momento in cui esplica la propria attività. Al contrario, il consumatore tende allo spreco nel momento in cui consuma. Quindi questa doppia attitudine, che attraversa anche lo stesso individuo e lo separa in due entità schizofreniche, in due attitudini assolutamente opposte, era quello che mi interessava. La mia attrazione per la fotografia data da lunghissimo tempo. Avevo cercato di esplicitarla e approfondirla in questo corso che avevo tenuto per la cattedra di decorazione e quindi di strumenti tecnici della comunicazione visiva alla Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze. Già a metà degli anni 70 mi aveva particolarmente attratto, volevo capire bene che cosa fosse in qualche modo la fotografia. Il pubblico at large, il pubblico generico, non pubblico specializzato, tutte le volte che si trovava o che si fosse trovato di fronte a un'opera d'arte poteva, e spesso lo faceva, tranquillamente astenersi
dal giudizio. Io non mi intendo d'arte e quindi io quest'opera non la so giudicare, né apprezzare né disprezzare. Non mi posso esprimere su un'opera d'arte. Quando invece si trovava di fronte alla fotografia, si sentiva in grado di esprimere un giudizio, conosceva la fotografia, perché ne aveva praticato la fruizione nei giornali, nei libri, nelle riviste. Il pubblico si rendeva testimone diretto dell'opera in forma fotografica che io le sottoponevo all'interno dell'ufficio, della fabbrica, del ristorante, del negozio. La prima sfida in prato che faccio nel 2002 e che ha come copertina una foto di Andrea Bati, uno dei fondatori di Dai Foto, avevo scelto gli artisti in base a tre categorie diverse. Gli artisti che erano stati all'origine di questo raggiungimento della fotografia, che ancora in qualche modo la continuavano, almeno quelli vivi, e che erano appunto Diane Arbus, Hiroshi Sugimoto e Larry Clark. Gli altri, quelli della generazione 1980, e sono appunto Ian Berkrois, Ronnie Graham, Jean-Marc Bustamante e Thomas Ruffa, quelli che assumono la fotografia come mezzo legittimo per la loro rappresentazione. Qualcuno in maniera esclusiva, come Thomas Ruffa, altri in maniera molto saltuaria, come Ian Berkrois, altri come Ronnie Graham e Jean-Marc Bustamante. Jean-Marc Bustamante nasce come fotografo prima di diventare artista, prima di dedicarsi esclusivamente all'arte, in maniera così, diciamo, supplettiva. Tutti gli altri sono incontri. L'incontro, il chance meeting, è fondamentale. L'incontro casuale, al limite della notte, prima che inizi il giorno, è fondamentale. E quindi questi sono incontri di fotografi che aveva avuto in quegli anni. E sono Willie Doherty, Nick Dextra, Annika Carlos-Rickson, Mette Tromvol, Walter Niedermayer, Sakiko Nomura, che se avete proprio qui dietro, Andrea Bati, che trovo qua, Giovanni Ozzola, allora giovanissimo, Marcello Simeone, Itka Hanslova, Wim Wauman, Timothy Stappert e Sisley Jaffa. E su questi incontri, naturalmente, li inserisco nel grande contenitore di spread in plato e li distribuisco nei luoghi che Dai Foto aveva scelto per me. Mi si richiede, tuttavia, l'anno dopo, di rifarlo, di fare ancora uno spread in plato. Funzionava bene, perché aveva funzionato questa cosa. C'era questo attraversamento della città, che era un attraversamento estremamente fascinoso. Durante i giorni delle inaugurazioni, che erano più di uno, si trattava di muoversi all'interno della città, attraversarla, scoprirne percorsi e scoprirne luoghi. Erano luoghi della produzione e del consumo, non aperti al pubblico. Tant'è vero che Spread in Prato, che gli utenti di Spread in Prato erano sostanzialmente, fondamentalmente, i consumatori delle aree di consumo e i lavoratori nelle aree di produzione. Questo è rimasto sempre il carattere costante di questa manifestazione. Soltanto per il pubblico dell'arte c'erano degli appuntamenti precisi. La copertina questa volta era di Rika Noguchi, un artista giapponese. Anche in questo caso i grandi predecessori, Andy Warhol, Jeffrey James e poi i miei affezionati artisti degli anni Ottanta, Günter Ferg, James Welling, i miei incontri nuovi, che erano Olafur Eliasson, Ariane Niswani, Takashi Koman, Rika Noguchi, Massimo Bartolini, Robert Pettina, Shimabuku, Costa Vece, Martino Coppes, Shao Inong e Mucena. Shao Inong e Mucena è la prima volta, si comincia qualcosa di diverso, è la prima volta in cui Prato, e Spread in Prato,
offrono non soltanto l'ospitalità, ma offrono una produzione. Realizzeranno un'opera qui a Prato, nel cortile del Collegio Cicognini, che viene prodotta dall'industriale pratese da Valdemaro Beccaglia. Nella prima edizione faccio una mostra di libri. Per l'edizione del 2003 presentai soltanto due pubblicazioni. Uno era un piccolo libro di Akira The Hustler, un prostituto giapponese, e l'altro era invece una rivista che aveva solo fotografie, non c'erano testi di nessun tipo, pubblicata da Lior Moa e si chiamava Foil. L'ultimo spread in Prato ufficiale, quello del 2004, ormai avevamo un pubblico fortissimo, per cui anche ironicamente utilizzai una foto di Armin Linke su una grande festa religiosa indiana in cui partecipano centinaia di migliaia di persone, da Philip Lorca di Corsia fino a Donatella di Cicco. Però aggiunsi anche due altre sezioni che secondo me erano abbastanza importanti. Una sezione dedicata alle cartoline, feci uno stand con delle cartoline, e aggiunsi anche un altro mezzo che proprio in quegli anni, o almeno da pochi anni, si era imposto come ulteriore medium artistico, cioè il cinema. A cominciare appunto da Bethan Hughes, a Mark Lewis, a Michael Snow, a Pascal Martin Taillou, su Rasico e sul Wonka. I miei incontri di allora furono Isaac Julien, Sissi, Tomoko Yoneda, una artista napoletana che si firmava a quei tempi Rosa Rossa, e ora ha ripreso il suo nome reale, Rosaria Iazzetta, Italo Zuffi, Adinès, Gilmar Cosciani, Ronnie Hefman, Michal Cherbin. Adinès, Gilmar Cosciani, Ronnie Hefman, Michal Cherbin sono tutti artisti che usano la fotografia dello Stato di Israele e che io appunto avevo appena incontrato durante il mio primo viaggio in Israele. Hiroyo Umita, Michelangelo Consani, Donatella di Cicco. Un altro aspetto che introdussi nella terza edizione è che i luoghi del consumo, della produzione e del consumo, che rimanevano tali ma che variavano tutti gli anni, pensai bene di introdurre nel rituale dell'inaugurazione tre momenti che sono fondamentali nei momenti della giornata, che sono i tre momenti della colazione, del pranzo e della cena. Avendo contattato tre collezionisti pratesi, chiesi loro di aprirmi le loro case per preparare questo rituale sociale fondamentale. E furono appunto Fabio Gori per la colazione, Fornello per il pranzo e Valdemaro Beccaglia nella sua casa di campagna per la cena. Dopo questa edizione appunto lo spread in Prato cambia, cerca di avere che la produzione dell'evento sia realizzata dalla città. Quindi all'inizio il primo in questo senso è una mostra con Gia Casolaro che trova uno sponsor nell'edificio Zanieri e che la sua mostra avrà per titolo Seguendo i fili che formano il testo della città. Poi ci sarà quella di Giovanni Ozzola. La penultima, in senso proprio, è quella di Robert Pettana, Second Escape, sostenuta da un gruppo di imprenditori che si impegnano a comprare le opere degli artisti esposti. L'ultima anche che rispecchia il criterio di spread in Prato, anche se esula dal suo progetto e la sua struttura, è quella che realizzo nel 2010 su Thomas Roof.
e non è più nei luoghi della produzione e del consumo, come con questa formula ormai usata avevo realizzato tutte le altre opere, bensì è quello che definisco in quel momento i palazzi del potere, i luoghi del potere, quindi la sede della provincia, due biblioteche e la sede periferica della Galleria Schema che si trova appunto a Carmignano. Per me tutto questo che aveva preso poco meno di 10 anni fu un'esperienza estremamente importante che mi dette anche la possibilità di approfondire, a rendere più sostanzioso il mio rapporto con la fotografia in maniera questa volta operativa, direttamente operativa, anche per un periodo poi così lungo. Se riguardo ora i cataloghi, trovo tutti i cataloghi che abbiamo fatto, tutte le pubblicazioni che abbiamo fatto, trovo che restituiscono un'immagine della fotografia in quel decennio estremamente significativa, una manifestazione del mondo attraverso questo mezzo che ha la capacità anche di ripulire il mondo, di sottrargli le scorie più drammatiche e anche più tragiche e restituire un'immagine positiva che va indubitabilmente contro ogni immagine negativa che invece il mondo dà di se stesso attraverso altre manifestazioni e altri atti. Un'immagine positiva anche che si innesta su una trasformazione profonda di tutta la cultura occidentale, della sua crisi, ma che di questa crisi in qualche modo cavalca la superficie in modo pressoché felice.